E rieccoci qua ragazzi, in un altro episodio su Dark Souls 2. Riprendiamo facendo altre due chiacchiere con il nostro tizio depresso. Niente di nuovo? Ok. Sì, sì, ciao. E ora, prima di andare avanti, facciamo due cose. La prima, abbastanza ovvia, sarà quella di livellare un pochettino. Giusto per arrivare. Ah, vero, ci abbiamo anche il frammento, sì, sì. Allora, tre cose. Prima livelliamo. Intelligenza 40. Sì, che benessere. Sì, alziamo un po' l'energia, dai. Giusto per portare sia energia che tempra a 10. Ora, seconda cosa, potenziamo la fiaschetta Estus. E ora, ultima cosa, torniamo dai vichinghi. Perché voglio fare un discorsetto col nostro amico mago. Che magari se gli parliamo viene a Maggiuda con noi. Chi lo sa? Può essere. E anche se non volesse tornare, comunque ci faremo un po' di anime a caso. Che male non faranno. Ma il nostro amico mago? Dove è finito il nostro mago? Aiuto! Ho perso il mago! Cazzo! Quindi tutto questo è stato inutile? Beh, sono certo che prima o poi lo incontreremo. O perlomeno spero di rincontrarlo in futuro. Perché perderlo per sempre sarebbe molto triste. Però... vabbè, sti cazzi, dai. Torniamo indietro, raga. Anzi, andiamo avanti. Perché andremo nella nuova area, finalmente. Ovvero, quella dei boschi ombrosi. Che è un'area molto bastarda. Soprattutto con questo scudo, perché qua bisogna parare molto. Quindi, purtroppo... quello della Cloranzia lo dovremmo togliere. Che non è quello della Cloranzia, però lo chiamo così e sapete il motivo. Allora... Arcidrago, Dragon... no, mi sa che quello reale, allungato. Uè, Rospo! Muori. Ora, un saltino di qua e un saltino di là. Certo, se il saltino lo faccio bene, anche meglio. Però... ma che sorriso ci hanno questi qua, cioè? Sono felicissimi! Cioè, guardate che sorrisone! Lui sorride la vita! Oppure semplicemente gli hanno spaccato la mascella. Anche quello è possibile, anzi è molto probabile. Ovviamente quello che sto facendo è roba extra, però... oh, potrebbero darci drop extra e comunque sono anche anime gratis, quindi che fai? Rifiuti! No, che non rifiuti! Non rifiuti mai le anime! Mai! Questo è un drop, però ma dai! Ma che sfiga! Ma che cosa brutta proprio! Vabbè, si apre da dove? Scusate. C'è un'altra roba. Ah sì, bisogna. Tirare di nuovo la leva. Almeno così credo. E ora che l'abbiamo tirata. Entrambe le porte si aprono? No, solo quella. Ma come funziona? Scusate. Non capisco. C'è qualcosa che non va. Pronto? Ah sì, mi ricordavo bene. Ok. Messaggio più avanti. Messaggio più avanti, messaggio più avanti, messaggio più avanti. Ma dai! Che tristezza. Strano, ma buco. Attenzione, c'è il buco. Prova scatto. Prova messaggio. Arrenditi di messaggio. Niente di interessante purtroppo. Che sfiga. Questo da dietro però, attenzione. Con tantissima cattiveria. E ha pure droppato. Anzi, non ha droppato, mi sa che quella è proprio l'anima che stava là sotto. Vabbè, dettagli. Freccia dell'anima. Ma tira i sassi? Aia. Aia di nuovo. Aia di nuovo. Bastardo. Codardo infame. Fatti sotto se c'hai le palle. Sono comico. Ridete. Non fatelo. Un'altra pietra di Varros.
È bello averle. Non vedo l'ora di arrivare nella zona in cui potremmo farmarle. Ci passerò 8 ore. Oh mio Dio. Beh, una alla volta. E niente, io dico una alla volta, questi non capiscono però. Quello in teoria è al calcio. Solo che, visto che ha fatto male, è molto più lento. Quello prova a saltarmi addosso, io lo denuncio. Madonna, che personaggi brutti. Ma sbaglio, sto non mangiando un loro simile? Non lo so. No, quello l'ho ucciso io dalla distanza, credo. Non lo so. È possibile, è probabile. Dove cazzo stiamo finendo? Nel dubbio riconterò un attimo dietro che magari mi sono perso qualcosa. Penso di no, però non si sa mai. Ok, qua non c'è assolutamente niente. Vero? Perfetto, ok. Andiamo avanti. Ed eccoci qua. In un falò dove io, nella mia prima run, sono respawnato 80 volte. Per un motivo molto semplice. L'area a destra è incredibilmente bastarda. Perché avanti si prosegue, a sinistra si va da qualche parte, e a destra non si vede un cazzo. Che qua ci sono certi nemici che tu non li puoi vedere, sono invisibili. E tipo, devi fare molta attenzione, cioè li vedi a malapena. Io non li vedrò mai nella vita, sono cieco come una talpa. Aspetta, ok, quella è un'anima. E mi sa che manco si possono bloccare, giusto per essere ancora più infami. La madonna. E basta, su. Dov'è? Hai rotto le pa. Hai rotto un po' le scatole. Muori male. Cioè vedete, cioè non puoi loccare, non ti puoi manco difendere a momenti. Porca miseria. La magia è inutile, posso andare solo con la spada. Ora capite perché sono morto 80 volte qua la prima volta. E anche la seconda, e la terza, e la quarta. Qua si muore senza se e senza ma. Puoi solo sperare di parare il primo attacco e poi con te attaccare veloce. Però la mia arma è anche debole. Difficile. Ha veduto potenziare. Eccone uno. L'ho visto. Eccolo. È qua. Sta qua davanti. E ce n'è anche uno più dietro. Non posso sparargli perché non lo posso aggrare. Porca miseria. Però lo vedo. Lo vedo. Lui vede me. Muori male, ti prego. Ma quello? Ok, è lo spettro, diciamo, di un giocatore. E basta! Ma vuoi creparci? Hai rotto un po' le scatole. Quanti cazzo sono? Oh, mio Dio. Sto morendo dentro. Anello del sole. È un anello abbastanza figo. Esplode dopo aver subito danni. Non male, non male. Chissà se esplode ogni volta. Perché se fosse così potrei andare con uno scudo che protegge tipo il 95%. E la sarebbe fatta. Oh oh, eccolo, eccolo. Ma ha visto? Non lo so. Io l'ho visto a malapena. Lui non mi vede però, credo. Non lo so, è così difficile vedere qua. Sì, se sta andando da tutte le altre parti. Ok, ora non lo vedo più. So che sta... Ecco, ora lo vedo. Quanto tossi da vedere. E non posso binarlo. Che palle! Infami proprio. Non puoi né loccarli, né sparare in maniera obliqua. Cazzo. Fammi curare. E morici, porca miseria! E su! Oh. Cioè, già siete invisibili e questa è una cosa bastardissima. Non venite pure a rompere scatole. Crepate una volta morti.
Vado qua perché in teoria ci siamo pure persi una strada. Oppure dall'altra parte. Non lo so, nel dubbio di controllo. Fammi curare, ti prego. Ma sbaglio, questo più bastardo degli altri. Guardatelo. Infame. Stronzo. Magari mi sembra, per questo mi sembra molto più bastardo degli altri. C'è tutta un'altra categoria, capite? Ecco, no. Quindi veramente non c'è niente qua, qua a sinistra? Ok, no, sembra di no, perfetto. Madonna, infarti a caso per colpa di fantasmi brutti. Nel dubbio mi curo o butto via le gemme, raga, lo so, però qua non posso permettere di morire, sennò li devo uccidere tutti quanti di nuovo da capo. Al limite mi metterò a farmare don morti di livello molto basso e farmerò queste gemme, le comprerò, boh, non lo so. Però ora come ora non posso permettermi di morire. Buco? Quale buco? Quello a destra qua, intende? Aspetta, nemici? Vediamo un po'. Sentivo dei passi. Saranno più avanti? Ah, è di qua che si sale, ok. In teoria si sale, beh. Peccato che non possiamo spaccargli l'equilibrio con la spada a una mano. Cioè, dopo il primo attacco sì, però il primo attacco no. Mi ha salvato la vita, la ringrazio, illustre. A tutto il mio rispetto. Cioè, volevo fare l'inchino, però va bene uguale, dai. Questo è l'incubo di ogni mago, secondo me. Cloranzia più uno, attenzione! Perché sì, ci sono livelli diversi degli stessi anelli, raga. E il livello successivo è più potente del livello precedente, pesa di più e ha una durata inferiore. E il bonus non si vede tantissimo, però fidatevi che c'è. Ascoltiamo i passi. Madonna, l'infarto. Comunque sembra non esserci niente. Ok, ogni tanto fermiamoci per ascoltare i loro passi, perché... Bastardo! Bastardo! Infame! Levati dalle scatole, muori male! Madonna. Qua come maghi è difficilissimo, porca miseria! Cioè, scommetto che ci sta un incantesimo specifico bello che rende il tutto easy e bla bla bla. Ma io non c'ho quel cazzo di incantesimo, fanculo, non so nemmeno se ci sta. Non so nemmeno se esiste uno. No. Per un attimo mi sembrava una bocca di farro, se tipo se mettevi con una pietra scompariva la nebbia, invece no, niente. Ok, qua si sale. Posso salire, vi prego? Giusto per riposare gli occhi un attimo. Ok, ci vedo. Ora, anche se non abbiamo esplorato completamente l'area, andiamo avanti solo per sbloccare un falò. Che qua ce ne sarà uno da qualche parte. Esatto. Non ci riposiamo, però il falò lo devo sbloccare per forza. Così al limite, se mo che continuiamo ad esplorare, crepiamo, possiamo direttamente skippare la zona, perché no, abbiamo esplorata tutta, però sono quasi sicuro che un buon 90% dell'area l'abbiamo già esplorata, quindi torniamo indietro, vediamo se troviamo qualche altro fantasma, qualche drop, qualcosa. Se non troviamo niente, proseguiamo avanti. Se troviamo qualcosa, proseguiamo avanti. Se crepiamo, proseguiamo avanti. O no? A due mani, bastardo. Muori, muori. Ma cosa? Ma sto suono?
scusate. No. Oh no. Sento dei passi, eccolo, bastardo, via c'è, fatti sotto. Via c'è, su, su, su. Ormai so come counterarvi, più o meno. Devo andare a due mani per forza. E sto coso, scusate. Posso solo farlo incazzare, cioè... Non gli faccio fare niente, scusate. Io chiedo, non si sa mai. Vabbè, a quanto pare inutile. Attenzione, qua un'area segreta a destra, che non è veramente segreta, però. Ok, non c'è niente. Ho sentito dei passi. Può essere che erano i miei passi? Sì, può essere. Molto probabile. Soler! No, non c'è Soler. Però... Però la statua ricordava un po' quella del sole, no? What business have you here, traveler? You may call me Vengar. Vengar. What is the name in this sorry state? This is pleasant. Ma che cavolo? Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody. Kill me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions, my body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. I learn new things every day. Things never learned in battle. And, thanks to you, I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. Claymore! Bella, un'arma fantastica. Lo spadone di Gatsu, cioè non è vero come quello di Gatsu, però freccia pesante distruttiva, porca miseria. Per spaccare l'equipaggiamento. La resina dorata è figa. Però. Prima magica, scusate. Non male, non male. Ma boh, dai, prendiamocelo su. Giusto per buttare via. No. Ma è un miracolo. Che cazzo ho fatto? Pensavo fosse un incantesimo. No. Che sfiga. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes. We soldiers stared death in the eye together. And for His Highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. I was born in Feroza, it's a land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell. Our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war.
and I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Thank you for lending an ear to my ramblings. Here, take these. I've no use for them. Go and resume your journey. I cannot lie. But perhaps farewell. I will retire to my silence. Comunque sì, poi sicuramente, magari sono solo io, però a me questa statua, cioè che in realtà non è una statua ma una costruzione distrutta, ricorda veramente un casino l'altare del sole là in Dark Souls 1, quello dove ritroviamo anche vicino Solere, tipo, non so perché, ma c'è un qualcosa che me lo ricorda tantissimo. Ma vabbè, so dettagli, dai. Intanto, controlliamo l'elmo che se non sbaglio era molto figo quello suo. Esatto, cioè raga, 6.8 di peso per 102 di difesa. Una bestia. Bengal di Foros. È stato un piacere parlare con lei. E ora torniamo ad esplorare. Sperando di non farci inculare. Bastardo! Bastardo, infame, mori, male! Dai, e backstabba, mi stronzo, via c'è? Oh, volevo baitarlo! Però... mi sono baitato da solo, a quanto pare. Cioè, lo sto facendo con un bel ritardo, però penso che sia meglio andare con la cotta di Dranglake. Così, di potenza, proprio. Cioè, a chi serve schivare quando puoi tankare tutto? Dico bene? Beh... veniteci, bastardi. Cavolo, stunna lo stesso lo stronzo! Però fa meno danno se non altro. Oh no, è a rischio! Cazzo. Però abbiamo la polvere in teoria. Non so quanti nemici ci sono, quindi butto via una polvere. Ecco, l'ho riparata a metà, più o meno. Comunque no, a quanto pare è abbastanza inutile l'equipaggiamento ultra pesante, cioè ci pariamo ben poco dei danni. Quindi al limite ci teniamo due pezzi di equipaggiamento pesante, il resto lasciamo leggero. Penso ci sia qualcuno, ma non ne sono sicuro. Madonna, qua non sei mai certo di niente, raga. Mai una certezza, mai una gioia. Ok, qua dove stava Bengal, ok. Quindi scendiamo e andiamo a destra. Completiamo il giretto esterno del perimetro. Due mani, sì esatto, due mani è meglio. Hai ragione. Siamo tornati indietro? Ci siamo? Sì, ci siamo. Ok, non resta che fare un'ultima cosa, raga. Controllare in mezzo, che noi ci siamo fatti belli il perimetro. Ogni tanto siamo andati pure vicino al centro, però nel mezzo mezzo non ci siamo proprio buttati mai a cazzo di cane. Mi sa che li abbiamo trovati tutti i nemici e i drop e tutto quello che c'è da trovare. Anche perché siamo andati sia nel perimetro che qua in mezzo e non ne abbiamo trovato nessuno. Cioè sì, certo, andando qua in mezzo ci siamo anche mezzi persi, però i nemici non li abbiamo trovati, i passi non li sentiamo. Avremmo finito tutto, credo. Quell'area veramente è la morte. È l'area più terrificante che voi possiate mai incontrare in vita vostra. Non c'è nulla di peggio. E ora possiamo finalmente chiudere l'episodio di oggi. E se vi è piaciuto fatemelo sapere con like e commenti. E ricordatevi di iscrivervi. E noi nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao.